Pace a tutti e ben ritrovati! La festa sta per cominciare. Vi state chiedendo di quale festa si tratti? Beh, ovviamente parlo della trasmissione. Questo appuntamento che ci fa riunire insieme per offrire lodi a Dio Padre e a Gesù. Rimanete all'ascolto dunque per offrire assieme a noi le lodi al nostro Signore Gesù, dedicandogli quest'altro tempo, perché al tempo stesso sarà anche Lui a dedicarcene. Ci parlerà, ci consolerà, ci esorterà. E più tardi, come sempre, ci raggiungeranno Samuele ed Elisabetta, che proseguiranno con la loro trasmissione. Le letture di oggi le scoprirete nel corso della trasmissione. Intanto iniziamo con il primo cantico. Vivo lodando il Salvatore. Noi viviamo lodando il Salvatore. E tu? Offri anche tu a Dio la lode.
il sacrificio che Lui da te potrà accettare. Offri a Dio la lode, mantieni i voti che hai fatto a Lui. Dona a Dio l'Altissimo tutto il tuo cuore. Sua è la terra e Lui l'ha creata, Lui dal suo dono ti ha salvato. Suo è il cielo, i monti e il mare, cose gli potresti dare. Offri a Dio la lode, mantieni i voti che hai fatto a Lui. Dona a Dio l'Altissimo tutto il tuo cuore. Per mezzo di Gesù offriamo il sacrificio della lode, il frutto delle labbra che confessano offriamo a Dio la lode. Sì, accogliamo questo invito così come ci diceva il cantico appena concluso. Il cantico infatti si intitolava proprio Offri a Dio la lode. E come ci dice anche il Salmo 98, che è quello che vi sto per leggere. Cantate all'Eterno un canto nuovo, perché ha fatto meraviglie. La sua destra e il suo santo braccio gli hanno ottenuto salvezza. L'Eterno ha fatto conoscere la sua salvezza e ha manifestato la sua giustizia davanti alle nazioni. Egli si è ricordato della sua benignità e della sua fedeltà per la casa di Israele. Tutte le estremità della terra hanno visto la salvezza del nostro Dio. Sì, tutte le estremità della terra hanno visto la grandezza del nostro Dio e la sua benignità, quando Egli ha inviato sulla terra il suo figliolo Gesù, che ha dato la sua vita per salvarci dai nostri peccati. Il Salmo non si è ancora concluso, come prosegue? Mandate grida di gioia all'Eterno, abitanti di tutta la terra. Prorompete in canti di gioia, rallegratevi e cantate lodi. Cantate lodi all'Eterno con la cetra e con la voce del canto.
ma date grida di gioia con le trombe e il suono del corno davanti all'Eterno, il Re. Rumoreggi il mare e tutto ciò che è in esso, il mondo e i suoi abitanti. I fiumi battano le mani e i monti esultino, insieme di gioia davanti all'Eterno. Poiché egli viene a giudicare la terra, egli giudicherà il mondo con giustizia e i popoli con equità. Bellissime queste parole del Salmo 98. Ancora una volta un invito a lodare il nome del Signore Gesù. Manuel, lo vuoi fare anche tu, cantandoci qualche cantico dal vivo? Sì, voglio cantarvi Benedetto sia Gesù il Signore. Abbiamo detto una cosa. Non abbiamo ricordato a chi ci stesse seguendo via radio che è possibile seguire questa trasmissione anche sulla nostra pagina Facebook e sul nostro canale YouTube. E se qualche cantico di questi che abbiamo messo noi vi è piaciuto, potete richiedercelo al numero 349 64 11 232. Ripeto, 349 64 11 232. Cospetto siamo del Signore, per la fede già insegnata ai santi, per grazia in Cristo noi viventi, da cui egli aspetta lode e onore. Benedetto sia Gesù il Signore, che dal cielo l'amore, per lui solo in Dio l'eternità. Saggio per ciascun la via, quando in prove, quando in allegrezza, è da santo prenda la fortezza a compiere ogni opera buona e il Signore, che dal cielo il Padre manda a noi, per lui solo abbiamo di Dio l'amore, per lui solo in Dio l'eternità. In spirito siamo d'un sol cuore, e in desiderio d'un solamente è la voce che ciascuno sente, sia parola detta dal gran nome. Benedetto sia Gesù il Signore, che dal cielo il Padre manda a noi, per lui solo di Dio d'amore, per lui solo in Dio l'eternità.
abbiamo dedicato un altro canto di lode al nostro Dio. Manuel ci ha cantato dal vivo: benedetto sia Gesù il Signore. E il coro di questo cantico diceva: benedetto sia Gesù il Signore che dal cielo il Padre mandò a noi. E adesso ascolteremo Il suo nome è pace. Questo cantico ci parla di un bambino. E chi è questo bambino il cui nome è pace? Gesù, il principe di pace che è venuto nel mondo la prima volta per annunciare il messaggio di Dio Padre. E la seconda volta verrà quando ritornerà sulla terra per regnare con giustizia su tutti i popoli. Ascoltiamo perciò il suo nome pace. I pastori di Betlemme vegliano il gregge, guardano le stelle e ascoltano il silenzio. Porta una voce, un bambino è nato, il suo nome è pace. Yeah.
il suo nome è Pace. Gesù disse: venite a me voi tutti che siete travagliati ed aggravati ed io vi darò riposo. E se riusciamo a mettere in pratica i suoi insegnamenti, è così che riceviamo il riposo e la pace. Abbiamo offerto lodi a Gesù e adesso apriremo di nuovo la Bibbia perché Manuel ci leggerà. Ci leggerà alcuni versi scritti nel Nuovo Testamento. Sì, quanto sto per leggervi adesso è scritto nel Vangelo di Luca al capitolo 17. Sono alcuni insegnamenti che Gesù ha dato ai suoi discepoli. Ascoltiamo assieme le sue parole. Or, egli disse ai suoi discepoli: è impossibile che non avvengano scandali, ma guai a colui per colpa del quale avvengono. Sarebbe meglio per lui che gli fosse messa al collo una macina da mulino e fosse gettato nel mare, piuttosto che scandalizzare uno solo di questi piccoli. State attenti a voi stessi. Se tuo fratello pecca contro di te, riprendilo, e se si pente, perdonalo. E se anche peccasse 7 volte al giorno contro di te, e 7 volte al giorno ritorna a te dicendo «mi pento», perdonalo. Allora gli apostoli dissero al Signore: «accresci a noi la fede». E il Signore disse: «se avrete tanta fede quanto un granel di senape, potreste dire a questo gesso: sradicati e trapiantati in mare, ed esso vi direbbe». Ora, chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli dirà quando è tornato a casa dai campi: vieni subito a metterti a tavola? Non gli dirà piuttosto: preparami la cena, rimboccati le vesti e servimi affinché io abbia mangiato e bevuto, poi mangerai e berrai tu? Ringrazierà forse quel servo perché ha fatto le cose che gli erano state comandate? Non lo penso. Così, anche voi, quando avrete fatto tutte le cose che vi sono comandate, dite: siamo servi inutili, abbiamo fatto ciò che dovevamo fare. In poche parole sono racchiusi tanti insegnamenti. Giorno dopo giorno Gesù dava questi insegnamenti a coloro che lo seguivano, ai discepoli e a lui più vicini. Subidiamo quanto il Signore ci insegna ed anche gli chiediamo di accrescere a noi la fede come fecero i discepoli, allora potremo vedere la sua gloria. Signore, fammi vedere la tua gloria, il tuo splendore, il tuo amore. Anche noi dobbiamo mostrare il nostro amore. Ti nasconderò. Come ha detto Gesù, dobbiamo perdonare 70 volte 7. Proclamerò. Allora vedremo la sua gloria. Nome di Dio, del Signore, cieli, apro Signore davanti a te, tu che cavalchi le nuvole. Su di me, fammi vedere
E il titolo di questo cantico è proprio La tua gloria. Abbiamo cantato a Dio che vogliamo vedere la sua gloria. E adesso lo lodiamo con questo cantico dal titolo Re dei Re. L'ultimo cantico, ma solo per quanto riguarda questa nostra trasmissione, perché tra pochissimo ci raggiungeranno Samuel ed Elisabetta. Sei morto sulla croce per noi, Gesù. Sei acclamato in ogni lingua, da ogni gente, in ogni età, e un giorno tutto il mondo riconoscerà che sei Gesù il Signore, il Re. E quando in cielo noi saremo, e pieni di gloria ti vedremo, un canto nuovo innalzeremo a te. E grati per tuo grande amore, che sulla croce ci ha redenti, prostrati a te per sempre noi ti adoreremo. Tutto il mondo riconosce
sua gloria. Santo, santo è il Signore, tu sei il Re, noi ti innalziamo, santo, santo, santo sei tu, Gesù, tu sei santo, Signore, tu sei santo. Come vi avevamo detto, Re dei Re era l'ultimo cantico di questa nostra trasmissione. Vi raccomando, non andate via se volete continuare a lodare Gesù offrendogli ancora cantici. E se volete scoprire di cosa ci parleranno Samuel ed Elisabetta. Sì. Lasciamo la nostra postazione Samuel ed Elisabetta. Pace a tutti! E alla prossima volta per quanto ci riguarda. Buon proseguimento con la pace di Gesù! Pace Emanuele, pace a tutti! Pace a tutti i gruppi! Continueremo a lodare il Signore con cantici e anche qualche storiella. Ascoltiamo il primo cantico, che è cantato sia in italiano che in inglese, perché non importa di quale nazione siamo, dobbiamo lodare tutti il Signore. Infatti adesso ascoltiamo il cantico Sia benedetto in eterno.
Adesso, rimanendo sempre su questo tema, ascoltiamo "Le nazioni lo adoreranno". Alleluia, amen, alleluia, amen, alleluia, amen. E infatti lo dobbiamo adorare tutti. Come ha detto Manuel, Gesù ritornerà per essere il re dei re. Per regnare 1000 anni. E tutte le nazioni lo adoreranno. Vogliamo iniziare da adesso noi? Sì. Secondo voi come potete iniziare a lodare il Signore? Sì, come secondo voi? Con le vostre richieste. Sì, che potete ascoltare ogni domenica mattina prima della diretta del fratello Nino alle 10:15 circa. Le potete fare a questo numero: 349 64 11 232 o all'indirizzo pastore@rmcr.it. E
quali canti ci possono richiedere, Samuel? Tutti quelli che sentite nelle trasmissioni che vanno su YouTube e Facebook. E su quale pagina e su quale canale? Quelli di Radio Messaggio Cristiano, ovviamente. Adesso ascoltiamo un altro cantico. Indovinate il titolo di questo cantico? Penso che lo sappiano, ma per sicurezza lo diciamo. Lodate l'Eterno. Lodate l'Eterno, genti della terra. Lodatelo, perché gli re, angeli suoi santi, che ubbidite a lui. Lodatelo voi sue opere. Lodalo per grande suo amore. Infatti adesso ascolteremo il cantico I cieli raccontano, ispirato al Salmo 19. Invisibili di Dio.
E se i cieli raccontano la gloria di Dio, noi lo dobbiamo fare ancora di più. Siete d'accordo? Abbiamo ascoltato il cantico I cieli raccontano, che è ispirato al Salmo 19. Adesso noi leggiamo qualcosa, indovinate cosa leggiamo? Vi do un aiuto, è un salmo. Allora quale secondo voi? Sicuramente avete pensato che sarà il Salmo 100, il Salmo 19. Invece no, è il Salmo 150 che ce lo leggerà Samuel. Adesso vi leggerò il Salmo 150. Alleluia, lodate Dio nel suo santuario, lodatelo nel firmamento della sua potenza. Lodatelo per i suoi portenti, lodatelo secondo la sua grandezza. Lodatelo col suono della tromba, lodatelo con l'arpa e con la cetra. Lodatelo col tamburello e con la danza, lodatelo con strumenti a corda e a fiato. Lodatelo con cembali risonanti, lodatelo con cembali squillanti. Ogni cosa che respira lodi l'Eterno. Alleluia! Sorelle, fratelli, lodiamo ancora il Signore.
Adesso ascoltiamo il cantico Verremmo ad adorarti. Camminiamo insieme per le vie del mondo, seguendo quella stella che ci porterà lontano, passo dopo passo verso il nuovo giorno, e i nostri volti stanchi prima o poi si incontreranno. Vedremo da lontano il fuoco dei pastori, la luce che dà gioia al nostro cuore. In questa dolce notte, avvolta nel mistero, la luna si fa bella ed accende il mondo intero. La stella che ci guida è un faro all'orizzonte, non ci lascia soli dentro questo mare immenso, e illumina il cammino che porta verso il cielo. Noi come magi non ci stancheremo. Che sia vero, ci sentiamo vivi e liberi davvero. Il deserto fiorirà se lodiamo Gesù. La fine del cammino, davanti ai nostri occhi, la dolcezza di un bambino, e tutto intorno tace, non servono parole, e per capire basta aprire il cuore. Sei l'acqua che dà vita, sei l'acqua.
E noi, oltre a lodare Dio, dobbiamo amarci tutti quanti, perché non ha senso amare Dio e poi non amare il nostro fratello. Adesso ascoltiamo un cantico che ce lo fa capire meglio. Uniti nella carità. Non puoi amare Dio dicendo è la mia vita. Se poi non ami il fratello che hai davanti a te, che ci vuole uniti a noi, dobbiamo volerci bene, volerci bene. Uniti nella carità della famiglia sua, noi con lui insieme. Puoi amare Dio e dirgli se la mia vita. E poi non vivere con i fratelli in piena unità. Quella che nel cielo fa di tre persone Dio una cosa sola, una cosa sola. Quella che in terra mostra il paradiso che disse a noi Gesù. Adesso Elisabetta ci leggerà una storia. Sì, c'era una volta un insetto che veniva sempre preso in giro da delle farfalle perché non era colorato.
Le farfalle dicevano: tutte le persone si fermano a guardarci, noi diamo colore alle giornate, siamo amate da tutti. Ma poi, arrivata la notte, queste farfalle si trovarono in un bosco buio e tenebroso e un animale molto grande e pericoloso le stava inseguendo perché voleva mangiarle. Ma loro non sapevano cosa fare, perché il buio non permetteva loro di vedere nulla. E volarono parecchio, inseguite dall'animale. Fino a quando non apparve una luce dentro una grotta, dove riuscirono a nascondersi. Quella luce aveva salvato le farfalle ed era talmente luminosa da far loro vedere chi era che la emetteva. Con grande stupore videro che era quell'insetto che durante il giorno loro prendevano in giro, una bellissima lucciola. La morale è che non bisogna mai giudicare e prendere in giro gli altri, perché tutti, al momento giusto, abbiamo un compito affidatoci da Dio. Infatti, le farfalle colorano le belle giornate estive e le lucciole illuminano le notti tenebrose. Stiamo ascoltando La luce nella vallata. Tempi della vallata, si è acceso un fuoco bellissimo, da calore colora i prati e in fondo ai cuori illumina. Dagli altri campi intorno, tutti si volgono là, perché è un labirinto di pace. Quale sarà il tuo posto? Se lo cerchi lo trovi. Non importa che tu sia farfalla o lucciola, tutti quanti abbiamo un ruolo importante. Thank you.
Abbiamo appena ascoltato l'ultimo cantico. Ma non vi preoccupate, se volete sentire altri cantici come questi, potete richiederli al numero 349-6411-232 o via email a pastore@rmcr.it. Questi cantici che richiedete andranno in onda ogni domenica mattina poco prima delle 10:15, precedendo la diretta del fratello Nino. Vi diamo appuntamento la prossima volta. E vi lasciamo in compagnia di questa musica. Pace, alla prossima volta! Thank you.